Papà, ho letto che il 2020 è stato un anno strano. Mi racconti cosa è accaduto? Vieni qui, siediti. Prendiamoci del tempo per parlare. Quello riscoprimmo, prima di tutto, il tempo. Cominciò tutto alla fine dell'anno precedente, da molto lontano. Notizie confuse da un altro continente. Pensavamo fosse tutto così remoto, distante. Siamo stati superficiali. E poi si è avvicinato sempre più, fino alle nostre porte. Immagini terribili. Migliaia di morti, bare sole sui camion dell'esercito, strade deserte, ospedali assediati, medici stremati che dormivano sulle scrivanie dei reparti. E poi le scuole, corridoi che brulicavano di voci, sostituiti da silenzi spettrali. Per studiare abbiamo usato la didattica a distanza, video lezioni in diretta, registrate, audio lezioni. I docenti ci sono stati accanto. E così è finito quell'anno scolastico. Io avevo gli esami di Stato, ero in quinto. Anche quelli sono stati strani. Quindi è stato un incubo? Sì, in quei giorni tutti uguali, in quel tremendo periodo, ci siamo sforzati di sognare il domani. E scoprimmo che avevamo tutto. Una famiglia che ci amava. Abbiamo conosciuto ancora di più i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle. E quella distanza ci ha fatto amare sempre più i nostri amici, le nostre passioni, anche i nostri nemici. E abbiamo capito che deve esserci un tempo per tutto, anche per aspettare. E nella nostra memoria sono tornati gli attimi più belli. Il primo giorno di scuola, la campanella, i viaggi, il primo bacio, la sbronza del 18°. Immagini indelebili. E abbiamo scoperto la mancanza. Ci siamo resi conto della bellezza di un abbraccio, di una stretta di mano, fino anche i rimproveri e le liti erano un'assenza. E abbiamo riscoperto il valore del silenzio, dell'attesa, della calma. Vivi ogni momento con il massimo della passione, dell'amore e dell'entusiasmo, perché quel tempo è unico. Grazie papà. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste trafigge.